Ciao Riccardo, buongiorno. Eccoci, eccoci, grande Ste, eccoci qua, Come ci stai? siamo, Bene. molto bene, grazie. Fa un po' freddo a Budapest, però si sta bene, si sta bene. Perfetto, perfetto. Ragazzi, Riccardo Bendotti è il terzo ragazzo, insomma, che conoscerete oggi e fa parte dei tre ragazzi terribili, come vi ho sempre detto e raccontato in Certo. tantissimi video. Insomma, sono ragazzi che stanno sul pezzo, anche se in tre fanno quasi la mia età, però devo dire, no, non esageriamo, però insomma, devo Passiamo un dire po' perché sennò. che veramente, insomma, abbiamo di fronte delle persone, dei ragazzi veramente in gamba. Ricky, io ti conosco bene perché ci sentiamo tutti i giorni, però Esatto. insomma, presentati al grande pubblico, insomma, e Certo, dici. certo, certo. Allora, innanzitutto mi chiamo Riccardo Bendotti. Sicuramente qualcuno di voi, adesso sono già in contatto, comunque ho avuto modo di conoscerlo all'evento a Bologna, quindi magari non ho avuto modo ancora di conoscere i nuovi. E chi sono? Vabbè, io principalmente ho fatto un percorso che è partito dalla comunicazione alla vendita per poi arrivare a sfociare nelle strategie di marketing online. Quello che è stato fatto, ho creato insieme ai ragazzi questa società e diciamo abbiamo fatto un po' l'escalation, no? Quindi siamo passati dal nulla a iniziare ad avere qualche cliente, iniziare a vedere i primi risultati per poi arrivare oggi con dei dati importanti dalla nostra parte. A livello proprio di dati, giusto per dare due dati che secondo me sono importanti, oggi superiamo le 15.000 mail acquisite ogni mese, dalle 10 alle 15.000 mail acquisite ogni mese, che si poi tramutano in 3-4 mila numeri di telefono che acquisiamo per i nostri partner, quindi su diversi settori, in diversi ambiti, e questo penso che sia uno dei dati principali, a parte magari le vendite singole, che sicuramente è un dato importante, ma non entrerei troppo nello specifico, però un dato veramente interessante è il fatto di riuscire a generare dei contatti grazie alle strategie online. Di persone interessate a quel prodotto e servizio, a prescindere da quale sia, quindi in base a quello su cui andiamo a lavorare, lavoriamo su pubblici diversi, con messaggi ovviamente diversi e con lo scopo anche diverso, perché poi tutto parte dall'obiettivo finale, no? E quindi oggi siamo Assolutamente. molto soddisfatti di quello che stiamo facendo. Il nostro incontro ormai è stato ormai 5-6 mesi fa, e da lì abbiamo messo in piedi un progetto che penso stia dando grandi frutti anche alle persone che stanno lavorando con un prodotto alla base straordinario, che il tuo, vabbè, quello non penso sia chiaro già a tutti quello, e quindi non entriamo neanche su quell'argomento lì. Beh, ci sono arrivato però a questo livello e anche grazie a voi. Io volevo soltanto raccontare un aneddoto perché comunque, insomma, il primo giorno che ci siamo incontrati, Ho già paura, vai, vai. il primo giorno che ci siamo incontrati, perché dovete sapere che, insomma, ho 50 anni, quindi incontro tantissimi partner, persone che insomma, con cui provare a collaborare, però l'inizio è sempre abbastanza complicato perché ti misuri. Cerchi di capire e vi posso garantire che trovarmi di fronte un ragazzo giovanissimo che mi parlava con nonchalance di certi numeri, no? Io lo guardavo come per dire: ecco l'ennesimo cazzaro, scusate, che viene qua a vendermi qualcosa. Poi, insomma, ci siamo misurati e abbiamo detto: ok, facciamo una prova, no? Molto short. Per capire se effettivamente mi prendo in giro o no. Io un po' governavo l'argomento, non ovviamente Certo. ai vostri livelli, però insomma, e l'approccio è stato un po' duro all'inizio, no, Ricky? Devo dire che il primo giorno avevo avuto un po' di paura nell'appuntamento, sì. Perché penso che ormai il fatto che sei tosto l'abbiano capito tutti, quindi nel senso su questo. Però poi devo dire che abbiamo avuto conoscerci e abbiamo stretto anche un bel rapporto, poi penso questo posso dirlo, e poi ci sono stati anche comunque i risultati, no? Quindi comunque una serie di cose che ci hanno portato ad essere anche qua oggi a fare un ulteriore step insieme e comunque voler dare ancora di più, ecco. Assolutamente. Certo, beh, la cosa che mi ha colpito, questo lo posso dire al pubblico perché
è che poi i numeri che Riccardo, no, mi proponeva con Nonchalance, che per me erano già alti, li abbiamo superati immediatamente. Insomma, poi abbiamo superato le aspettative ed è questo uno dei punti vincenti di questi ragazzi, perché con quello che potevano fare potevano sparare cifre anche più alte, no? Cioè obiettivi più Certo. alti. Invece sono stati modesti, quindi abbottonati, e mi hanno praticamente prospettato per loro dei numeri assolutamente fattibili, anche se per me invece erano numeri quasi irraggiungibili. Per cui complimenti Ricky per l'approccio che hai avuto, perché non era Grazie, sicuramente grazie. semplice in quella fase, Lo prendo ma come un gran complimento da parte tua. assolutamente, ma ve li faccio e li faccio tutti i giorni, perché lo penso veramente. Ricky, ma insomma, per quale motivo le persone dovrebbero utilizzare il web per ottenere risultati? Nel senso che, insomma, raccontaci un po' perché Allora, un manager nautico oggi cosa abbiamo fatto di così importante, che con orgoglio, insomma, lo diciamo stiamo perché portando avanti, certo. effettivamente, esatto. Ma allora, tutto parte da un ragionamento alla base. Oggi, una persona che fa l'attività di manager nautico, come in realtà questa cosa si applica su diversi settori, sulla maggior parte dei settori a livello di professionisti barra imprenditori, però entriamo nello specifico del manager nautico. Allora, come ha una necessità alla base, ecco, diciamo, la necessità qual è? Trovare persone che siano interessate da una parte all'acquisto di un'imbarcazione, perché poi alla fine si fa quello, e dall'altra parte alla vendita, no? E quindi oggi ci sono tutta una serie di strumenti come portali online, diversi sistemi che vengono già utilizzati perché che tu stesso insegni, che vanno benissimo e funzionano al 100%, no? E quindi grazie a quegli strumenti io riesco ad avere una serie di contatti, riesco a conoscere delle persone interessate a quello che gli voglio proporre, contatti personali, amici di amici, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi l'online ti dà la possibilità, se fatto, faccio questa premessa importante, se fatto nel modo corretto, e anche con tutta una serie di dinamiche che vanno rispettate, perché se io oggi accendo una campagna pubblicitaria, metto lì 100 euro, ma non so minimamente da che parte iniziare, avrò buttato via 100 euro. Se invece Assolutamente. viene fatto un lavoro che alla base ha un senso logico, quindi tutta una serie di processi, no, che sono abbastanza standard una volta che vengono imparati, io vado a posizionarmi davanti a un pubblico. Che oggi i social ti danno un pubblico ampissimo, perché ovviamente puoi arrivare ovunque e a chiunque, a un pubblico che tendenzialmente è interessato a quello di cui gli voglio parlare, quindi in questo caso di imbarcazioni. Dopodiché invitterò questo pubblico a fare una serie di azioni tramite dei testi scritti, un'immagine, un video, una comunicazione, piuttosto che un input più o meno diverso, e ci sarà una parte di pubblico che ovviamente non reagirà, quindi sarà quella parte di pubblico non strettamente interessata a quella di cui gli sto parlando. È una parte di pubblico che reagirà e reagirà facendo un'interazione, un commento, un messaggio e ovviamente arriverà a finalizzarsi in quello che è l'obiettivo in questo caso, un numero di telefono. C'è un numero di telefono? Mi Sì? stai parlando di un pubblico freddo, un pubblico tiepido e un pubblico caldo, Esatto, giusto? perfetto, esatto, grazie della precisazione. E questo vuol dire poi arrivare ad avere un contatto di una persona che non ti conosceva e oggi è caldo, proprio come hai detto perfettamente te, e quindi vuol dire che è interessato a quello di cui gli sto parlando. Poi lì non è che vuol dire io ho un numero di telefono, boh, questa persona compra la barca, pronti via. No, c'è un lavoro dietro ulteriore da fare, cioè devo chiamare questo numero di telefono, devo spiegargli qual è la mia proposta. Però il ragionamento alla base è molto semplice. Ipotizziamo di avere due numeri di telefono al giorno, che facendo un lavoro discreto, online, con un po' minimo di posizionamento, cioè con gli strumenti che diamo, sicuramente è un risultato fattibile da chiunque. Quindi io ho due numeri al giorno di persone interessate. Su un mese sono 60 numeri. Vogliamo ipotizzare che di questi 60 numeri solo la metà sia poi realmente persone con cui vado a interfacciarmi? Ok. Secondo te, Stefano, per la tua esperienza, te che comunque operi da più tempo,
su 30 persone con cui mi interfaccio interessate all'acquisto o alla vendita di una barca, quante potenzialmente posso andare a poi a sviluppare? Poi se applichi tutte le cose che ti insegniamo, no, a livello professionale, su 30 persone interessate ti garantisco che noi chiudiamo un numero di trattative molto importanti. Non voglio sparare dei numeri, ma io Abbassiamoli, abbassiamoli. abbastanza perché lo so. Diciamo che vi faccio un esempio, in una fiera ho parlato con 8 persone soltanto perché ovviamente ormai insomma le qualifico molto, molto bene e soprattutto le qualifico per non perdere del tempo, ho venduto 6 barche. Vabbè, ma i tuoi dati sono un po' molto elevati, devo dire anche. Questo sì, ma ti garantisco che se praticamente tu hai 2 numeri al giorno, ma non so, allora intanto facciamo una differenza, Ricky, tra la telefonata che si faceva a freddo una volta, no? E che la si Chiaramente. fa fino adesso. E quindi tu vai a telefonare ad una persona che non ti conosce e che praticamente stai cercando tu, no? Un conto è che ti chiama una persona perché è interessata, no? E gli approcci sono completamente diversi, Certo. no? Uno ti sta cercando, uno lo devi cercare tu, no? Quindi già da lì praticamente le percentuali, no? Si trasformano, no? In 0,2%, 1% in 80% di interesse attivo da entrambi, ok? Quindi questa è la più grande differenza ed è per questo che questo corso, no, secondo me, rivoluzionerà un pochino, non un pochino, radicalmente il mercato della compravendita delle barche, proprio perché l'approccio è completamente diverso. Io dico sempre, un conto è andare il lunedì mattina in ufficio e prendere i 30 numeri da chiamare, no? Da chiamare che però non ti conoscono, quindi freddi. Un conto è scaricare praticamente la tua mail e avere 30 contatti che ti stanno chiamando, cioè che ti È un cercano, approccio no? completamente diverso. Completamente diverso e secondo me il forte, perché questo è un percorso unico al mondo, secondo me veramente farà delle cose incredibili. Quindi se tu hai 2 numeri al giorno come ci hai prospettato in questo momento, ti garantisco che moltiplicato per tutti quelli che siamo, diventa una cosa pazzesca. Pazzesca. Diventa un risultato straordinario. Assolutamente. E questa è un po' la direzione con cui quel giorno che ci siamo incontrati e stavamo facendo in realtà tutt'altro, abbiamo detto, ma perché non replicare le stesse strategie che applichiamo noi alle persone che lavorano direttamente con me? Quindi per aumentare, perché poi la finalità è oggettivamente aumentare anche i risultati delle persone che ovviamente lavorano con te direttamente, no? Per poterle dare ancora di più. E Certo. questo sarà uno strumento che sicuramente farà la differenza. Quindi il ragionamento parte dall'obiettivo finale. L'obiettivo finale è avere numeri di telefono di persone interessate. Tutto quello che c'è in mezzo, noi potremmo stare qua un'ora a dire il tecnicismo, cioè la campagna pubblicitaria, la grafica, piuttosto che il bot di Facebook, cioè potremmo parlare veramente per ore di questi argomenti, ma è tutto uno strumento per un fine, no? Noi sappiamo che la direzione di questo percorso è quello: io ti insegno ad avere dei numeri di telefono in target e interessati a quello di cui gli parli. Tutto quello che c'è in mezzo è quello che dovrai fare, che ti verrà insegnato in questo percorso che abbiamo dedicato più di 10 ore di tempo. Abbiamo dedicato risorse, energie e soprattutto anche un investimento diretto, quindi di risorse, perché comunque quando dedichi del tempo a qualcosa stai togliendo da qualcos'altro, e poi quello che sono gli strumenti che ti portano ad ottenere quel risultato lì. Quindi siamo tutti molto soddisfatti, penso si vede da quello che è il risultato che è uscito, quindi penso questo sia positivo. Sono perfettamente d'accordo e non vedo l'ora che venga applicato da più persone possibili perché il nostro network, ovviamente, con questo ulteriore strumento, no, farà sicuramente una crescita esponenziale. Ma questo grazie anche al fatto che ricerchiamo costantemente, no, degli strumenti che possono aiutare le persone a migliorare la propria attività professionale. Quindi
credo che qui siamo veramente sul, insomma, sulla Ferrari o sullo shuttle per, come dicevo, per Marte. Quindi, Esatto, come in penso che qualche su video. questo nessuno possa dire il contrario, che da parte tua in primis e da parte di tutto il team che c'è dietro c'è un continuo miglioramento, un continuo avanzamento delle cose, perché ovviamente anche gli obiettivi alla base sono molto importanti, abbiamo detto partiamo dall'Italia e poi arriviamo in Europa ed è quello che andremo a fare, no? Assolutamente. E poi l'Europa è soltanto un passaggio per arrivare a quello che vogliamo fare. Quindi, insomma, dobbiamo puntare sempre in alto, sempre più in alto. Abbiamo alzato molto l'asticella, devo dire, grazie anche ai tre ragazzi terribili. Quindi, niente, siamo tutti molto contenti e ragazzi, insomma, mi raccomando, allacciate le cinture perché fra poco, no, partiamo forte, vero? Esatto, non so in quale momento state vedendo questo video, ma vi consiglio vivamente di andare a vedere Nautica Online 10x e andare a vedere il percorso completo se avete dei dubbi, domande, perché ovviamente è normale che magari oggi non è tutto chiaro, parlare con lo staff, con Francesca che è straordinaria, super disponibile nel rispondere a qualsiasi domanda. Quindi, se è il caso, ci vedremo dall'altra parte, ci vedremo dal vivo in videoconsulenza, ci vedremo comunque prossimamente. Ottimo, ottimo. Bene Alla ragazzi, grande. grazie ancora. Grazie Stefano e a prestissimo. Ciao, a presto, buon vento. Buon vento.